Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Giulia Di Balamure, dal 2020 racconto Palermo su Instagram, ma oggi non ce ne frega niente perché io sto per andare a prendere il mio primo volo dopo 7 anni. Infatti questo, come vi avevo anticipato, è il terzo episodio dedicato a come ho superato la paura di volare e sarà proprio il volo. Se non sapete di cosa sto parlando, vi metto gli altri due video sotto in descrizione, così potete guardarveli se ve li siete persi, ma se non li avete visti non vi preoccupate perché questo video sarà comunque importante per tutte le persone che hanno paura di volare. Se vedete una sagomina nera muoversi intorno all'inquadratura è il mio piccolo cagnolino panda che non vi ho ancora mai presentato, ma forse quando vedrete questo video ve l'avrò già presentato. Ciao panda, saluta! Tra circa 20 minuti, quindi alle 7, uscirò da casa per andare alla stazione centrale e incontrarmi con alcuni dei miei colleghi, compagni di corso e andremo insieme in treno all'aeroporto di Punta Raisi, dove abbiamo appuntamento alle 9 e alle 11 abbiamo il volo. In questo momento mi sento abbastanza tranquilla, non so come sia possibile, visto che fino a poco tempo fa anche solo pensare di poter salire su un aereo, pensare di guardare i biglietti sui siti delle compagnie aeree era una cosa che mi faceva stare talmente tanto male che non potevo neanche pensare di affrontarla. Adesso sono molto tranquilla. Quello che mi ha molto aiutato da quando ho saputo la data del volo è aver avuto delle giornate davvero molto molto impegnate a livello lavorativo e quindi non ho avuto neanche il tempo di pensare alla paura. In ogni caso, ovviamente, grazie al corso che ho fatto qui a Palermo, paura di volare no problem, ve ne ho sempre parlato nel video precedente che trovate qui sotto. Inconsciamente, inconsapevolmente, ho fatto davvero un salto che non mi sarei mai aspettata. E quindi niente, questo video non vuole essere troppo chiacchiericcio, ma più per incoraggiare un po' tutti quanti e soprattutto per incoraggiare anche me, visto che io non vedo l'ora di fare questo volo e vedere come reagisco. È troppo strano che io in questo momento non abbia ansia, quindi sappiate che ci potrete arrivare anche voi. Ora mi sbrigo che sennò faccio tardi. A dopo. Sono un pochino in ritardo, adesso corro verso la stazione e niente, vi lascio con qualche ripresa di pa. Treno già c'è. Yes. Ci stiamo già sedendo. Qui qualcuno ha accettato di essere ripreso, tipo. Ciao ragazzi! Tu accetti? Ciao! Ce la faremo, ce la faremo! Come ti senti per questo Male. volo? Agitata da morire. Però spero di farcela. Crociamo le dita. Non stiamo benissimo, però ce la faremo. Pochino mi sale l'ansietta, sto salendo. Ci godiamo questo viaggio in treno e vediamo quello che succede. Io sono qua con gli altri ragazzi, qui c'è Maria Grazia. Sono un po' così e così perché il cielo non è bellissimo e ci sono dei nuvoloni neri. Ce la Ora faremo. vediamo, ce la faremo. La verità è che sono stata forte fino ad ora e mi sembrava super strano essere tranquilla, però adesso vedere quel cielo così mi ha messo un po' in panico. Ora vediamo un po', manca ancora un po' di tempo al volo, quindi boh, non lo so. Mi inizio a sentire un po' tipo ovattata, mi succede quando ho molta ansia che però non sfogo. Meno male che siamo tutti insieme, sto iniziando ad impallidire, ho le occhiaie e mi si sono improvvisamente accentuate, vabbè, non lo so. Il momento della consegna dei biglietti. Siamo tutti in cerchio, tipo alcolisti anonimi. Raga, siamo pronti. Eccolo qua. Questa cosa non mi... si chiama imbarco, check-in, come si chiama? Andiamo col check-in, che check-in. Stiamo andando tutti verso il check-in, io espertissima di terminologia, diciamo, aeroportuale. Imbarco, scusate, mi sono sbagliata. La tensione un po' si è sciolta, adesso sono arrivate anche le terapeute. Manca ancora un'oretta al volo, io sono contenta perché ho avuto il consenso di tutti i presenti per poter riprendere e quindi verrà fuori un altro bel video testimonianza di questo bellissimo corso. Noi siamo al gate 7. E fa la paga. In questo momento mi sento tranquilla. tranquilla, sì. Anche io adesso mi sento più Adesso sì. tranquilla. Ecco, il gate 7, siamo qua. Manca ancora un pochino all'apertura dell'imbarco, ma. Eccolo lì. Yes. Stiamo iniziando l'imbarco, hanno aperto il gate, siamo pronti. Con noi ci sono un attore che io non conoscevo, scusami. Come
con un gruppo di carabinieri. La situazione procede abbastanza tranquilla, siamo in attesa del pulmino, quello che ci porta all'aereo. Scusate carabinieri, spero di non turbare la vostra tranquillità. Oddio, stiamo salendo sul coso. Eccolo là. Purtroppo mi ammazzano, ho avuto molta ansia. Ce l'abbiamo fatta! Favoloso aereo. Tra un'ora abbiamo di nuovo il volo, però io non lo so, non mi è piaciuto come l'ho gestito. Cioè non mi è piaciuto, sapevo che comunque sarebbe stato molto difficile. Non lo so, mi sembra di non essere fatta per gli aerei, però proviamo con il ritorno. Loro tutti freschi. Stiamo per risalire sull'aereo del ritorno, io purtroppo non mi sento bene. Io mi sono fatta un bel piantarello, ho avuto la fortuna incredibile di essere vicino a Miti, alla dottoressa, che mi ha aiutato. Adesso abbiamo finito la fase di decollo e siamo stabili in quota. Ho avuto un momento proprio brutto di down, gli altri sono tranquilli, adesso ci rialziamo di nuovo. È dura, ma bisogna provare a vincere. Volevo solo dire una cosa, vorrei dichiarare un grazie a tutti quanti voi che ci avete accompagnato in questo percorso che non è l'aereo, è dentro di noi, quindi grazie, un grazie particolare a MIT che per me rappresenta tanto, non è spot pubblicitario, e quindi grazie, vorrei fare un applauso per ringraziarvi. Grazie a te. No, novembre. Sono passati 2 giorni dal volo, mi sono presa questo tempo anche per elaborare tutte le emozioni che ho provato l'altro ieri. La verità è che il finale di questo video me lo immaginavo in modo molto diverso, perché nella mia testa, forse ancora un po' ingenua, mi ero convinta che il volo sarebbe filato liscio e non avrei avuto più problemi e finalmente mi sarei potuta sentire libera dalla fobia del volo. Però poi mi sono resa conto, anche grazie ai terapeuti di questo corso e grazie alle persone che mi sono intorno e con cui mi sono confrontata, che stavo pretendendo troppo da me stessa, perché molto probabilmente ci sono e ci saranno delle persone che dopo aver finito il corso per la paura di volare faranno il volo e si sentiranno completamente libere, così come ci sono altre persone che avranno bisogno di più tempo, così come ci sono persone che magari come me non riescono a vivere bene questa prima esperienza e poi però magari hanno solo bisogno di esercizi e di tempo. Ecco, mentre riguardavo tutti i video che oggi l'altro ieri, dicevo, ma io che esempio do alle persone? Come il video precedente era come ho superato la paura di volare, mi sono fatta vedere molto sicura, ma perché volevo esserlo e perché lo sentivo.
E allora poi ho detto, ma come? E adesso cosa racconto io? Che cosa ho detto? Che cosa ho fatto? Allora ho raccontato una bugia. La verità però è che io ho superato la fobia del volo, perché fino a anche 2 mesi fa, per me anche solo entrare in un aeroporto era inconcepibile. Il mio ultimo volo, io sono voluta scendere dall'aereo. Invece ho affrontato l'ansia, ho affrontato la paura, ho affrontato il terrore, ho affrontato la voglia di scappare, di non riprendere il volo di ritorno da Lampedusa. E l'ho fatto grazie a tutto il lavoro che ho fatto durante questo corso e anche e soprattutto grazie alle terapeute di questo corso che mi hanno affiancato, mi hanno aiutato. E grazie anche ai miei compagni che erano con me, che sono stati coraggiosissimi e io ero così felice di vederli liberi e tranquilli. La verità è che non possiamo pretendere troppo da noi stessi. E che chi è molto severo con se stesso, e io rientro tra queste persone, tende sempre a vedere quello che manca, quello che non ha fatto, rispetto invece ai passi avanti che ha fatto. E quindi a volte bisogna solo fermarsi e darsi una pacca sulla spalla. Quindi quello che voglio dirvi è: non aspettatevi che la vostra fobia, che può essere quella del volo, quella degli spazi chiusi, quella degli spazi aperti, quella di parlare in pubblico, qualunque essa sia, possa passare da un giorno all'altro. Può succedere. Come invece può succedere che si possa aver bisogno ancora di aiuto e che si possa aver bisogno di avere più tempo. Io quell'aereo lo riprenderò. Nella mia testa speravo di prenderlo da sola, ma non me la sento. E quindi mio padre si è offerto di venirmi a prendere a Palermo e farci un volo insieme per andare a Roma. E per me è importante, perché volare insieme a lui mi ricorda, come vi avevo già detto nel primo video, i viaggi che ci facevamo insieme prima che io avessi la paura di volare. Quindi, in conclusione, alla fine è andata bene. Anche io mi devo convincere di questo, perché non è facile. Ma in realtà è andata bene. Se avete paura, se siete di Palermo, se vi state chiedendo se questo corso Paura di volare no problem funziona, la risposta è sì. Se vi state chiedendo se mi hanno pagato per queste cose, la risposta è no. La verità è che, come tutte le cose, bisogna combattere, bisogna mettersi in gioco, bisogna a volte cadere, a volte fare 2 passi avanti, poi 3 indietro e poi 4 avanti. Adesso io devo davvero salutarvi, perché altrimenti questo video viene lunghissimo. Volevo ringraziare con il cuore tutto il personale della DAT, questa compagnia aerea che è stata fantastica, davvero tutto l'equipaggio è stato super super carino. Il volo è filato liscio come l'olio, nonostante ci fossero dei nuvoloni non c'è stata neanche una turbolenza, perché il pilota è stato bravissimo. Se mi volete regalare un carnet di biglietti, raga, cioè, DAT, io qua sono. Volevo ringraziare tutti i miei compagni di questo percorso, che mi hanno dato un coraggio incredibile e che sono stati super coraggiosi, e io sono felicissima per loro. Volevo ringraziare tutte le terapeute, perché sono state delle compagne di viaggio fantastiche. La parola d'ordine di questo video è stata: ce la faremo. E alla fine ce l'ho fatta. Grazie di essere stati con me.